troviamo vicino a Lugo, parliamo dell'entroterra della Romagna. Cosa porta lo Stato di Milano a scontrarsi in questo territorio con Firenze nel 400? E soprattutto perché qui, che apparentemente è solo campagna, innanzitutto perché non era solo campagna ma era un borgo fortificato, e poi perché questo è appunto quello che può cercare l'archeologia dei paesaggi. Ci troviamo nella parte meridionale del territorio lughese, ai margini di questo territorio, e qui c'è una rappresentazione di quello che era il castello di Zagonara, così come appariva agli inizi del Seicento. Si tratta di un catasto, il cosiddetto Campione Pasolini. In quel momento il castello è stato abbandonato da quasi due secoli, ma ancora si vedono i fossati che lo circondavano attivi e pieni d'acqua. Il terreno è già stato riconvertito ad uso agricolo e, così come ci attesta la cartografia, anche i dati archeologici lo testimoniano, viene poi, a seguito del suo abbandono, il castello completamente demolito. Ci troviamo nel castello di Zagonara, che è un borgo nuovo, cioè un borgo fondato ex novo, in questo caso particolare dal comune di Faenza. Il comune di Faenza interviene nel suo contado in una fase di forte espansione territoriale, costruendo tutta una serie di centri fortificati. Questo è un fenomeno tipico delle campagne europee, in particolar modo nel corso del periodo di boom demografico di quel periodo, degli inizi del basso Medioevo. Ecco, è un borgo che non c'è più. Esattamente. Solo archeologicamente. Zagonara nasce agli inizi del 200, proprio fondata dal comune di Faenza, vive alcuni secoli fino a quando, nel corso del XV secolo, viene progressivamente abbandonata e anche le strutture demolite. È una battaglia particolarmente rilevante per la storia di questo territorio che ne segna la sua fine, cioè la cosiddetta battaglia appunto di Zagonara, dove si vedono contrapposti l'esercito della Repubblica di Firenze e l'esercito di Milano. All'interno si trova Alberico da Barbiano, Alberico II da Barbiano, nipote del più famoso Alberico Condottiero da Barbiano. Alberico è schierato con le forze fiorentine, viene cinto d'assedio dalle forze milanesi e, dopo un lungo assedio, non può far altro che abbandonare il castello, cambiare addirittura schieramento politico, e da quel momento in poi appunto passerà sotto i milanesi, trasferendosi completamente, abbandonando i suoi possessi romagnoli e trasferendo la famiglia appunto in territorio milanese. Il castello nella sua totalità è esteso all'incirca 5 ettari e mezzo e comprende non solamente la parte indagata, ma anche una parte che oggi è appunto destinata ad uso agricolo. Ancora oggi i limiti agrari, come pure le canalizzazioni, ripercorrono quello che era il tracciato un tempo dei fossati del castello stesso. Qui alle mie spalle c'è una parte della facciata della chiesa di Sant'Andrea di Zagonara. La chiesa di Sant'Andrea nasce a cavallo dell'anno 1000 e poi ha diverse fasi di espansione. Quando nasce è una struttura mononave con una navata singola. Questa struttura poi, nel momento in cui viene fondato il borgo franco, borgo nuovo di Zagonara, si amplia, arriva a tre navate, diventa più lunga e poi viene demolita completamente nel momento in cui appunto l'intero borgo viene abbandonato. Alla mia destra invece abbiamo le tracce più antiche di frequentazione dell'insediamento di Zagonara. Come spesso accade, questi borghi nuovi non vengono creati nel nulla, ma vanno a sfruttare delle situazioni di popolamento preesistente, proprio per avere una maggiore possibilità di successo. In questo caso il borgo di Zagonara viene creato in corrispondenza di una cappella rurale preesistente, la chiesa di Sant'Andrea, ma pure tutto intorno e anche in prossimità della chiesa esistono delle abitazioni datate al pieno Medioevo, 9, 10, 11 secolo d.C. I laterizi che vediamo qui, cosa sono? I laterizi che vediamo qui inquadrati nell'immagine sono laterizi romani di rimpiego, si tratta di tegole ma anche di frammenti di dolia, che sono stati riutilizzati proprio all'interno di questa abitazione per creare uno strato drenante al di sotto dei piani pavimentali. Quindi vuol dire che questa è una zona molto frequentata, abitata e sfruttata già in epoca romana. La particolarità di questo areale è che, dal punto di vista geomorfologico, è un'area fortunata. Siamo al di sopra
della cresta di un dosso fluviale che rimane quindi al sicuro dalle inondazioni circostanti e quindi viene sicuramente premiata dal popolamento a partire dall'età alto medievale, forse probabilmente anche già dalla tarda antichità. Il popolamento romano però viene da queste attività fluviali alluvionato, quindi i livelli romani in corrispondenza di questa zona si trovano all'incirca a 2 metri di profondità. Ecco, voi adesso avete appena riaperto lo scavo, state pulendolo proprio per poi comprendere meglio cosa state facendo, anche perché ricordiamo è anche uno scavo universitario, quindi è importante che anche gli studenti imparino bene cosa stanno facendo, avere un chiaro quadro. In questo momento stiamo aprendo a ruspa e allargando, ampliando il saggio di scavo e d'altro canto stiamo iniziando a ripulire la parte superficiale dei primi strati archeologici che sono emersi al di sotto del terreno arativo. Qui ci troviamo all'angolo di una struttura particolarmente consistente da un punto di vista architettonico, quindi particolarmente monumentale. Questa struttura andava quasi ad appoggiarsi alla chiesa di Sant'Andrea di Zagonara, alla chiesa del castello, e poi si sviluppava in senso nord-sud, quindi andando verso nord, per circa una quarantina di metri. Era quindi probabilmente una struttura di carattere aristocratico, composta sia da ambienti a funzione residenziale, come pure alcune zone di carattere produttivo. In quest'area in cui ci troviamo, per esempio, è emerso un punto di fuoco con alcuni resti di lavorazione legati ai cicli del ferro, di lavorazione del metalli, come pure invece in quella direzione, quindi più verso il centro del campo in cui c'è lo scavo, si trovava un'area produttiva legata invece alla lavorazione degli alimenti. Ecco, senti, invece per quanto riguarda la parte difensiva fortificata? Abbiamo le tracce di un fossato che circondava il castello. Questo fossato, come abbiamo visto, sopravvive anche nella cartografia storica, ma con tutta probabilità il castello non era difeso da mura vere e proprie, ma probabilmente da un terrapieno. Di questo terrapieno con palissata ne abbiamo trovate alcune tracce. Quello che probabilmente ci potrà dire ancora la ricerca archeologica nel corso delle prossime campagne è se esisteva anche una cortina muraria vera e propria oltre a questo terrapieno. Il sito del castello di Zagonara è caratterizzato da 2 macrofasi cronologiche. La prima è quella che va dall'anno 1000 all'incirca fino ad arrivare al 1200, cioè il periodo in cui viene creato il Borgo Nuovo. Rappresentative di questo periodo storico sono in particolar modo alcune classi di manufatti, tra cui per esempio la pietrollare o le ceramiche invetriate. La pietrollare è una roccia metamorfica alpina, particolarmente morbida e per questo motivo è facilmente lavorabile. Veniva utilizzata per creare dei contenitori che venivano poi usati all'interno delle cucine per cuocere i cibi. E questo è sicuramente uno degli indicatori, dei materiali diagnostici più preziosi per i secoli centrali del Medioevo e per la prima fase di vita del castello di Zagonara. Qui a fianco invece abbiamo un altro indicatore di questo periodo, si tratta di una ceramica a vetrina sparsa. La vetrina veniva depositata e applicata sul contenitore con delle gocciolature, per questo motivo appunto si definisce vetrina sparsa, e anche questa ci aiuta a individuare le stratigrafie, le stratificazioni associate appunto con i secoli centrali del Medioevo. Questo è un insieme di ceramiche rivestite, abbiamo sia della maiolica arcaica. La maiolica arcaica ha un rivestimento a base di stagno sulla parte esterna, una decorazione in 2 colori tendenzialmente, almeno nella prima fase, cioè il bruno e il verde, mentre nella parte interna veniva applicata una vetrina trasparente. Questa con altre classi ceramiche come per esempio quella che sto sorreggendo in questo momento, una zaffera a rilievo, sono significative, indicative dei secoli di vita più tardi dell'insediamento di Zagonara, cioè quelli che vanno dal XIII-XIV secolo fino ad arrivare alla sua morte, cioè fino agli inizi del XV secolo d.C. La zaffera a rilievo è sempre una ceramica smaltata, quindi sempre ricoperta da un rivestimento a base stannifera di stagno e decorata poi con questo colore blu intenso, una serie di motivi
o geometrici oppure soprattutto floreali, come in questo caso si vede un serto di bacche sul lato e una serie di lettere nella parte centrale circondate appunto da questo serto di bacche. In questa immagine si vede sintetizzata quella che è la ragione principale di questo progetto di ricerca. L'Istituto di Zamora trova la sua spiegazione origine in una pagina della storia romagnola che è legata alla storia delle campagne ravennati all'indomani della fine dell'età romana. Alla base vi è un dilemma che interessa la ricerca storica e archeologica, cioè cosa sia successo alle campagne ravennati dopo la fine dell'impero e quindi nel corso dell'età bizantina. Essenzialmente ci si chiede se siano caratterizzate da un popolamento di tipo sparso e quindi di piccole insediamenti, case, capanne sparse nella campagna, oppure se vi siano stati processi di accentramento precoci, cioè di nascita di siti nucleati, ovvero di concentrazioni di case che poi sarebbero diventate con il tempo villaggi veri e propri.